un'altra cosa, nei giorni scorsi lei aveva detto rispetto al Consiglio europeo spero che il governo italiano non si faccia mettere il cappio al collo, come commenta l'accordo raggiunto nella notte? Ma vediamo nei dettagli, però insomma l'accordo sembra un accordo importante perché insomma, si parla di oltre 200 miliardi di euro che dovrebbero arrivare cash nelle casse del governo italiano, quindi vediamo che tipo di condizioni e che tipo di vincoli, però questa sicuramente va almeno accolta all'inizio come una buona notizia. Poi vediamo se non ci abbiano messo un cappio al collo che poi potrebbe essere letale per il futuro, questo lo dobbiamo ancora capire, però in questo momento il paese ha bisogno di liquidità, quindi la liquidità è necessaria per far ripartire un paese che si sta rimettendo in moto ma con grande lentezza, perché soprattutto il governo finora ha immesso molta poca liquidità rispetto alle promesse fatte qualche mese fa.